Alessio, d'eccezione, tappa cronometro per squadre ma con classifica individuale. Sfilano gli assi sul suggestivo circuito di Monte Pellegrino. Non è gara per Monti questa e neppure per Van Stembergen, da domani re dei traguardi volanti. Anche Magni non è tra i favoriti, a differenza di Koblet, specialista delle prove a cronometro. Gino si contenterà di un discreto piazzamento dietro Fausto. La squadra di Minardi si classificherà quarta. Per la vittoria, lotta circoscritta fra gli uomini di Coppi e quelli di Koblet. Sotto la spinta del campione del mondo, la prima tappa del giro saluta una vittoria italiana a quasi 43 di media. Migliaia di ammiratori in delirio per Fausto, prima maglia rosa. E dopo gli applausi della folla, i rallegramenti dell'onorevole Restivo, massima autorità della regione siciliana. Minardi sarà il protagonista della seconda tappa, la Palermo-Taormina, che sconvolgerà come un terremoto la classifica generale. Lungo i tornanti che portano ai 1145 metri del passo di Mandrazzi, il romagnolo approfitterà di una crisi di Coppi, colpito da dolori addominali, per dare battaglia. Prima in compagnia di Vorting e Astrua, e poi da solo conquistando così la maglia rosa, con un vantaggio di circa 4 minuti e mezzo sullo svizzero Scher e di quasi 10 minuti su Coppi. Nella terza tappa Taormina-Catanzaro si respira a pieni polmoni aria di primavera, un'aria in cui si mescola il profumo che sale dal mare. Minardi si limita a controllare i maggiori avversari. Finale a sorpresa, De Filippis conclude uno spettacoloso inseguimento vincendo con 2 secondi di vantaggio su Milano e 3 su Pellegrini. La quarta tappa, la Catanzaro-Bari, con i suoi 352 chilometri, è la più lunga del giro. La più lunga e naturalmente la meno movimentata. Gli assi dormono e i giovani ne approfittano per legare il loro nome alla vittoria di un giorno. Così ha fatto Conterno, primo a Bari davanti a Barozzi e Coletto.